L'entusiasmo c'è, la classifica sorride, i tifosi non hanno fatto mancare il proprio abbraccio. Gli ingredienti per un finale di stagione all'insegna delle emozioni ci sarebbero tutti per il Palermo che dopo il successo contro la Spal si è riappropriato di un posto nella griglia dei playoff per la promozione in Serie A. La voglia di sognare dei supporter c'è tutta ed è stata espressa al meglio nel corso dell'allenamento infrasettimanale a porte aperte al Renzo Barbera. 3.000 spettatori non arrivano per caso e la squadra non può non aver raccolto la carica positiva. Ma adesso c'è un altro test ad alto livello di difficoltà perché anche il Cagliari, già nei playoff, sogna di scalare qualche altra posizione. La sfida di domani in Sardegna dirà tanto sulle reali possibilità dei rosanero che affronteranno la squadra di Ranieri senza il loro bomber Matteo Brunori, out per squalifica. In tema formazione, è proprio l'attacco il settore che dà al momento più dubbi a Corini. A disposizione ci sono sempre Tutino e Soleri, ma sembrano crescere le possibilità di vedere in campo anche Vido. Il dubbio sarà certamente sciolto poco prima del calcio d'inizio. In difesa ha recuperato Nedelcearu che ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, mentre a centrocampo si va verso la conferma degli ultimi schieramenti con Buttaro pronto a partire dal primo minuto sulla fascia di destra. La sfida fra Cagliari e Palermo avrà inizio domani alle ore 14.